Dallo stadio Gianni Renda di Lamezia Terme, amici di Wii Sport, un cordiale saluto e bentrovati con la Coppa Italia d'Eccellenza calabrese, andata dei quarti di finale tra Sambiase e Rende. La formazione padrone di casa si schiera con Martino, Scrugli, Colombatti, Strumbo, Schirippa, Manu, Iania, Piniz, Crucitti, Alves, Jalò. Risponde il Rende con Gualtieri, Mannarino, Martins, Miceli, Torman, Spadafora, Vitale, Gaudio, Mazzei, Petrone, Canale. Arbitra la partita il signor Paolo Michele Basile, sezione di Vibo Valencia. Gli assistenti sono Alessio Codispodi di Catanzaro e Alessandro Puglia della medesima sezione. Il Rende arriva in questo turno grazie alla vittoria agli ottavi contro la Vigor Lamezia. Il Sambiase invece tra andata e ritorno si è sbarazzata dell'isola Caporizzuto. Ricordiamo per ultimo che Rende una formazione che quest'anno partecipa al campionato di promozione. Si parte col film del primo tempo, il primo squillo l'abbiamo già visto, sinistro da parte di Alves che sorvola l'incrocio, minuto 20, punizione in area di Crucitti, colpo di testa di Jalò deviato in calcio d'angolo da un difensore ospite. Minuto 35, il Rende si affaccia alle parti di Martino con questo tentativo di tiro cross da parte di Canale, sfila sul fondo. Minuto 39, prova a uscire, palla al piede Crucitti, non è dello stesso avviso il Rende, la sfera carambola sui piedi di Petrone che cerca il destro dalla distanza, il pallone si perde abbondantemente sul fondo. C'è una sostituzione al 45esimo, esce Scrugli per infortunio, al suo posto Perri. Poco dopo il duplice fischio al Gianni Rende di Lamezia Terme e ancora risultato di reti bianche tra Sambiase e Rende. Partiamo con il film della ripresa. Al 60esimo Bajan per Thiago Alves, 67esimo Umbaca per Crucitti. Arriva però al momento 75 l'episodio che può cambiare il volto del match, perché Jalò rimedia il secondo giallo per proteste. Ad un quarto d'ora dalla fine termina la sua partita lasciando i giallorossi in 10 uomini. Rimane dunque con un uomo in meno la formazione padrone di casa. Al minuto 77 esce Piriz, al suo posto entra Monteiro. Al minuto 80 sarà il momento di Frasson in campo al posto di Schirippa. Minuto 83, attacca ancora il Sambiase con Iania che cerca spazio a sinistra, trova il cross che viene deviato così da Filidoro, secondo il direttore di gara, con un braccio sul punto di battuta. Guido Abajan non sbaglia, trova il gol dell'1-0 a 6 dalla fine. Il Sambiase passa sul Rende, sarà il gol che deciderà anche questa partita. La formazione giallorossa vince l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza.